funerario, salud. Va, 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 culo, va. Va, va, que esto. Io a questo punto spero solo che, non me ne frega un cazzo ragazzi, spero solo che non di non venire sorpassato in curva 1, perché così cerco di starti dietro e imparare la pista. Problemi, attenzione, colpo di scena, colpo si di scena clamoroso. Allora, a meno di cagate grosse, ti propongo la tregua del primo giro, mi spiego. Vai al primo, se riusciamo a stargli dietro due giri impariamo la pista. Quindi prima di attaccarci e battagliare... Un funerario saluto dunque, da Jeg. E da Matthew Thorgard. Che come avete intuito dall'intro, non è andata proprio come si sperava questa gara, diciamo. Quantomeno per uno dei due kart, o esatto, non proprio. Esatto, non neanche... Però considerando il finale, neanche a te è andata come speravi sta gara. Ma andiamo in pista, lights out, siamo a Mantova, pronti via, il kart mio e del Geggone non parte. Non o meglio, va con le ridotte, infatti succede di ogni, l'irreparabile, ci passano chiunque, anche gli addetti alla pista probabilmente. Trionfo assoluto, almeno se non altro tu riesci a riprenderti da questa situazione, ma il mio kart assolutamente no. Hanno visto anche lampeggiare la luce del, come si chiama, del KERS, ma non è servito assolutamente niente in partenza, cioè mi sverniciano tutti in nel frattempo al tornantino Deng tra me e Alessandro, e di conseguenza c'è spazio per la rimonta di Jeg TV, colpo di scena che non avviene perché il mio cazzo non va e vengo sorpassato da uno che riparte da fermo. Insomma, diciamo che i primi due giri del PDM Racing Team, degli esponenti del PDM Racing Team, tranne il Maya che ovviamente è primo, si fanno ovviamente ben ricordare. Intanto con la fionda io probabilmente arrivo, perché finalmente il mio kart più o meno è presente. Sembra di guardare una di quelle gare multiclasse incredibili dove ci sono le LMP che contro le GT4 praticamente. No, invece no, in teoria i mezzi sarebbero gli stessi, ma per problemi al transponder o comunque al server di alcuni kart, il mio e il suo sono stati, diciamo, buggerati. E adesso sono ufficialmente ultimi, perché come hanno superato e sono ufficialmente ultimi. Ed era un peccato perché nelle prime quattro posizioni c'erano quattro membri del PDM Racing Team. Ovviamente il Maya primo, il Jeg secondo, io terzo e addirittura MCM quarto, signori! Cioè, 4 incredibile! Su 4. Abbiamo fatto una qualifica fenomenale. Sì, tra sì, l'altro, sì. Io, che questa è la terza volta a Mantova, anche se è il secondo video che vedete, perché invertiamo due video per questioni logistiche, ma ero finalmente riuscito a classificarmi secondo in qualifica a 2 decimi dal Maya, quando la scorsa volta avevo preso quasi 2 secondi. E nel frattempo succede l'irreparabile, perché Ciocco in pista, Anthony e MCM, che ovviamente c'è sempre quando ci sono degli incidenti di mezzo, causano safety car, che non esiste, ma comunque la gara si ferma, no? Esatto, ci fermiamo per ben 9 minuti in cui cuociamo lentamente, ma in cui ho l'opportunità di farmi sbloccare il kart. E la carogna qui, il dentino avvelenato, si fa sentire, quindi vedrete ora quando il kart riparte come si guida in pista. Sarà una gara agrodolce, perché noi non l'abbiamo ancora spiegato. Siamo a Mantova, una delle piste indoor più lunghe d'Italia, una pista che, ahimè, chiudo parentesi, non premia i primi 3 classificati, ma premia i 3 giri più veloci, cioè premiano il passo gara, non la posizione in sé, perché sono anche loro probabilmente consapevoli che il loro kart a volte ha problemi, o che tra le varie cose possono esserci incidenti, cose che possono sconvolgere un po' tutto. È anche vero che fa parte della gara, cioè nell'albo d'oro non resta il tempo, resta quello che ha vinto, punto e basta. Però qua hanno scelto questa via alternativa. Tradotto anche per il buon Jeg TV, che in questo momento è merdesimo, c'è la possibilità di arrivare a un piazzamento, perché qualora dovesse fare un giro interessante nei primi 3 come in qualificazione, allora è il trofeo suo e non magari di chi, come me e il Ciga, stava lottando effettivamente in pista per un podio clamoroso. Tu lottavi per la seconda posizione, avevi fatto praticamente una last to second challenge, sì, a questo punto, una gara, sì, clamorosa. Io, consapevole di questo, dico vabbè, a questo punto tiriamo l'anima e cerchiamo di portare a casa un tempo. Esatto, un tempo che comunque dovrebbe arrivare, ma qui, ma colpo qui, di scena. Un altro sabotaggio, mi tocca rientrare. Sento al microfono Matteo e Fabio in sala caschi e penso di essere stato richiamato insieme a lui. Esatto, perché tutti preoccupatissimi, alla fine non succede. Hai detto Fabio e Matteo in sala caschi? Non hai detto Fabio e Matteo in sala caschi? Sì, ma quelli che devo girare dopo. Ah, e io pensavo di essere stato richiamato. Ma no,
Chiaramente i santi si sprecano, così come il dente avvelenato ormai è cresciuto più essere la zanna di una tigre dai denti a sciabola a questo punto, imbevuta di un arsenico, non so, una cosa. Intanto attenzione, uno infermo in mezzo alla pista, buona per la rimonta. Io qui sto tirando l'anima, sono indemoniato, non ce n'è per nessuno, se qualcuno mi si trova in mezzo alla pista probabilmente lo faccio volare fuori a catapulta. Noi potremmo anche parlare della tecnica della pista, di quanto sia bella, ma l'avete visto nel video precedente, qua ci concentriamo sulla foga e sulla ricerca del tempo, no? Tanto è vero che gli ultimi due che giri dopo, gli ultimi due giri di corsa, esatto, ho recuperato gli ultimi che mi avevano doppiato, che è qualcosa di clamoroso. È vero che c'erano piloti con esperienza più o meno limitata, certo, chiaro. Noi comunque un minimo di esperienza ce l'abbiamo, anche se siamo ovviamente però guardate fenomeni. In questa staccata il recupero, la staccata del tombino maledetto, esatto, vede esatto. Effettivamente un recupero clamoroso prima della parte di Monte Carlo, parte che, apro parentesi, io detesto, non vado invece neanche quello, io vado assolutamente meglio, penso si veda considerando intanto attenzione qua arriva l'ingresso tentato all'ultima chicane, e a questo punto lui aveva già usato il KERS, io ce l'ho, lo uso subito, DRS umano abbassando la testa, e adesso si va lanciati all'esterno, ma non ce la faccio perché qui la vettura interna paga troppo, però prima lui allargava nella prossima curva, quindi se mi tengo interno stanto mi da tanto. Eccolo. Come previsto, forse no, eccoci qua, attenzione siamo al tornantino, ruota, al tornantino, chi ne ha di più, lui, cerco l'incrocio, accelero prima, però ce la fa, esce bene, esce Alessandro bene. Comunque Alessandro è un buon difensore, è un bravo buon difensore, Alessandro. L'ho cioccato anche io prima, come avete visto, è difficile passarlo, però bravo, insomma, Alessandro. Qua cerco di nuovo a manca, ma si può superare, infatti qua probabilmente... Ha di nuovo un'uscita leggermente migliore lui, ma se riesco a tenere all'interno la curva è in mio favore, ora ce la sta cambiando dentro. Prima l'ho sverniciato e adesso è mio, posizione mia, leggero controsterzo per tenerla. Si va a recuperare adesso sul Conte, che è comunque un altro delle new entry del gruppo che ci ha invitato, peraltro a proponenza ringraziamo Anthony e il Fra che ci hanno invitato in questa Salve, gara bravo. Con altre persone, segno che comunque... Insomma, ci sappiamo andare su questi mezzi. Attenzione perché arriverà il sorpasso dell'ottava posizione. Il sorpasso del dentino avvelenato, perché qua siamo a 80 all'ora, mi butto dentro e mi chiude! E si gira il povero Conte. Chiedo scusa, poverazzo. La mano non era per mandare a fanculo, ma per chiedere scusa. Però, dove vai? A 80 all'ora in curva 1 è difficile, o si non alza il piede o si tempo, fa in pieno. Non c'è ho tempo avuto di il tempo di reazione neanche per alzare il piede. No. Mi dispiace molto, qua poi ho chiesto scusa ripetute volte dopo. Certo. Ero indemoniato, volevo entrare, lo ammetto chiaramente, ero indemoniato in quel momento. Ma non ho avuto il tempo di reazione, è stato tutto troppo veloce. Questo fa capire quanto è difficile guidare un kart davvero. In queste condizioni. Peraltro, questa sarà l'ultima highlight della gara di JackTV. Bandiera a scacchi, c'è il Green Flag, una gara... agrodolce mi verrebbe da dire, agrodolce, per vari motivi, sia per me che per te, per vari motivi che vedremo dopo, ma anche per il fatto che alla fine, dopo tutta la catasta di sfighe che avete visto, non solo mi sono sdoppiato, ma il Conte non mi aveva doppiato, era effettivamente ultimo e quindi arrivo penultimo, riesco a non arrivare ultimo nonostante uno stop and go non previsto, una, come si dice, problemi di kart per 5 giri, insomma alla fine sono soddisfatto, Maya non mi ha doppiato nonostante tutto quello che è successo, vuol dire che il passo c'era, sono soddisfatto. E adesso vediamo le impressioni della post gara. Mentre tu sei arrivato secondo. Una gara di merda è stata. Che è successo? Il mio kart faceva i 30 all'ora anche massimo. Il mio all'inizio so che poi tu la quarta l'hai sbloccata, io no, succede e quindi hai fatto la gara ultimo. A me l'ha sbloccata quando ci siamo fermati un quarto d'ora, non so per cosa. Perché sono giocati l'1 e 5. Esatto. Infatti ho visto che qualcuno era lì così, infatti ho detto tutto bene, però non mi ha risposto. Dopo è venuto lui con la sonda, ma ha sbloccato la quarta e dopo ho fatto due o tre sorpassi assassini perché c'avevo un passo disumano. Però figa, per una volta che avevo il passo che andavo. Era lo stesso problema che ho avuto io in qualificazione, perso potenza. In partenza uguale, sì. Lo sei notato. Sì, sono abbiamo perso potenza. Sì. Infatti, ho detto, ma che è successo? No. Gara agrodolce, dicevamo, perché è vero che premi i giri più veloci, ma. Come dire, qualcuno sarebbe arrivato a podio in pista in terza posizione. Con calma, con calma, che adesso diciamolo vedrà. Allora, effettivamente sei arrivato terzo, non secondo. No, però è stata il una Ciga gara ha fatto una gara pazzesca, molto particolare. Nel senso, Ciga ha avuto un incidente, Anthony anche, noi i kart che non andavano. Ha toccato anche il Fra a un certo punto. È stata una gara, io l'ho sbattuto fuori, è stata una gara molto movimentata, non c'è niente da dire, no. Indubbiamente. Però adesso andiamo a goderci il podio, perché ci sono un paio di colpi di scena inattesi. Ricordiamo che Anthony dopo l'incidente non è arrivato a podio, il podio eravate Maya, tu e Ciga. Esatto, col Ciga secondo, io terzo, ma ricordiamo ancora una volta, a Mantova premiano i tre migliori tempi della competizione. Sicuramente sappiamo chi è il primo.
Quello è scontato. Ma gli altri due? Ma gli altri due? Ma gli altri due adesso, adesso li scopriamo. Allora, abbiamo questa seguente piazzamento in base ai tempi. Il primo già lo sappiamo. Il primo lo sappiamo, gli altri due per la gara che abbiamo fatto. Terzo, il kart numero 40, donne. Anthony. 58, 123. 58, 123, grande. Allora, sono quarto. Lui ha sentito addirittura chiamare Fabio Matteo, che era il più ragazzo. Sì, io mi sono fermato. Girare dopo, è uscita i boss, pensava di essere stato. Comunque, passiamo al secondo classificato, che è kart numero 3, Jaeger. Vai, siamo qua, yes! Per un decimo non hai sbloccato fast. Per un decimo? 155. No! No! Mentre invece il kart del turno vale, ha vinto. Sale dunque Maia sul podio per ultimo ma per primo nella classifica, e quindi questo podio, il più rubato di sempre, il più immeritato di sempre, alla fine qual è stato? Che a, diciamo, completare il podio, oltre al primo, c'erano il quinto in pista e il penultimo in pista. L'ottavo in pista. Perché appunto hanno premiato i giri migliori. Mentre in pista saremmo arrivati primo il Maia, ovviamente, secondo il Ciga e terzo me stesso medesimo in una pista dove non vado neanche per sbaglio. Perché esatto, comunque a Mantova, non avendo delle sezioni di scorrimento ma è un freno accelera, io faccio più fatica. E tra l'altro, oltre al danno la beffa, nel senso che questa gara, come avete sentito dai preamboli iniziali, eravamo carichi a bestia, siamo carichi a bestia. Andavamo probabilmente, se riusciamo a seguire un po' il Maia, per una volta impariamo veramente i segreti di questa pista. Oh, né a me né a te è andato il cazzo. Dobbiamo stare zitti, dobbiamo stare zitti. Non dire niente, infatti nelle gare successive dove non abbiamo detto nulla. sono successe cose che vedrete incredibili. Vedremo. Esatto. Però insomma, che dire, Mantova regala emozioni. Esatto. Diciamo, perché comunque è una pista, l'abbiamo visto nel video precedente, commentato in solitaria. Lo vedrete nel prossimo, che in realtà è precedente a questo, ma che esatto, uscirà dopo. Un casino, commentato in solitaria evidentemente. Sì. Dal buon Jake TV, perché comunque è una pista completa, pista tecnica dove si può superare, insomma, da tanto adito a imparare anche e, questa. E larga, ma è facile errore, tipo il mio sorpasso, cioè se imposti male qualcosa è larga, ma non così larga da permetterti errori plateali. Certo. Poi ho chiesto scusa di mettere al monte, perché non avrei mai voluto farlo fuori così. In quel momento io vedevo rosso come i toni, non c'era niente da dire, cioè chiamato avrebbe... per sbaglio, il calcio non andava per 5 giri. Chiunque avrebbe dato fuori da matto, è comprensibile, insomma. Per fortuna ci sono altri contenuti che vedono delle cose migliori da parte nostra, non per colpe nostre, perché a sto giro abbiamo avuto i problemi, diciamo, al mezzo, no? Che allora, diciamo che poi, siccome siamo gente pseudo onesta, noi abbiamo comunque restituito le bottiglie premio a chi di dovere, cioè al sottoscritto, al esatto. Ciga, come perché... è giusto che sia, cioè non va premiato un giro, io posso fare il giro veloce finché voglio, posso essere anche veloce come Michael Schumacher, ma sono contro il mio, non serve a niente vedere per questo weekend, quindi voglio dire, non è una cosa utile. Però alla fine, ripensandoci dopo, dai, è stata una gara divertente, abbiamo riso, ci sono stati sorpassi, ci sono state insomma, emozioni, la qualifica è stata una qualifica importante, abbiamo visto che il passo c'è, che a venire in sole tre volte, abbiamo passato i tempi di 4 secondi, una cosa... Aspetta, la prima volta io di almeno 3, forse 3 e mezzo, sì, però c'è, sì. Ho fatto una gara, tolto il giro della safety car, praticamente... tra il 58 e il 59 più o meno, gara molto costante. Questo per dire la palla fine, si sono mancate anzi. No. Diciamo l'abbiamo messo in modo un po' colorito per appunto un po' gli inconvenienti tecnici. Vi ricorda magari una certa gara in Australia su questo canale? Solo che è capitato nella vita vera, no? Esatto, ho spinto fuori qualcuno insieme a me, solo che in quella in Australia sono volato fuori anch'io, qui no.
Insomma, e in compenso in Australia c'era lui con me e qui no, c'era un altro. Tutto sì, bellissimo, abbastanza... tutto bellissimo. La tiene, la tiene. Invece, non la cosa tiene. Fa Montoya all'esterno? Cosa fa? La tiene, non la tiene. E se vi siete persi il video, lo trovate nella schedina qua sotto. Bene, io direi che possiamo concludere qua questa abbiamo avventura, dato, abbiamo questa, dato, direi. Questa disavventura. E quindi un cordiale saluto da Gento e da Mighty Tony.